sembrava un estratto da scuola di Francoforte, nel senso, i bambini dicevano: se noi ci appropriamo dei mezzi di produzione del cinema, capiamo come vengono costruite le immagini e quindi impariamo a non subirle. Quindi era quello all'inizio l'intento, cioè quello di non subire l'immagine, di non subire la società dello spettacolo, di essere coscienti. Però poi da questo diciamo, assunto arrivavano a quel brutale finalmente, quindi a un film dove poi si parla di questo bambino che gli scappa la cacca, cerca di andare in bagno, il maestro non lo manda, cade in classe e quindi poi arriva questo gesto estremo di uccidere il maestro. E la cosa che a me ha colpito è che i bambini hanno dato hanno rappresentato la lotta politica e l'hanno rappresentata non attraverso un ideale di giustizia, un ideale, ma l'hanno rappresentata come un bisogno fisico. Cioè, se tu mi reprimi, se tu reprimi la mia necessità fisica, una necessità fisica che devo uscire, che tra l'altro adesso non iniziamo a fare osceno, perché. Però ho questa necessità, tu la reprimi, le cose sono due, o io mi annullo, o io, come dire, mi anestetizzo, mi annullo, o reagisco. E la reazione è appunto quella. E la cosa però è che questa reazione, quindi questa reazione così spontanea, così fisica, così bassa, così, come dire, che viene da una vita bassa, però rientrava all'interno, come dire, veniva rappresentata da la falce e il martello. E sinceramente io sono d'accordo, cioè non sono mai stata una persona molto ideologica, non ho mai creduto nei massimi sistemi, ma ho sempre pensato che quel simbolo della falce e martello raccogliesse le istanze di chi non era rappresentato, di chi era sempre messo ai margini. Cioè tutte quelle lotte, tutto quel dolore, tutte quelle generazioni di gente morta di fame, trattata come bestie, che lì ha trovato la propria araldica, cioè che lì ha trovato il proprio simbolo, che lì ha trovato la propria entrata nella storia. E secondo me quel simbolo lì ha un valore per quello. Scusate la foca, lei è un po' di naturale. Posso fare una domanda a Sì, lui certo. adesso? Proprio su questa cosa del ritrovare l'araldica della falce e il martello in qualche modo. No, cosa significa produrre un film con delle tematiche così semplici e così forti nel 2022? In una società che è completamente cambiata, dove la scuola è un'altra cosa? Io credo che da quando mi occupo di produzione cinematografica l'ho sempre fatto. Posso dire da questo punto di vista che queste sono le cose che mi interessano, queste sono sia le cose che parlano esplicitamente di temi, appunto, dove tutto sommato quelli che stanno peggio trovano un'espressione, trovano una rappresentazione. Ma anche quel cinema dove ci sono dei linguaggi che forzano un pochettino i limiti, insomma, che cercano di sfondare dei muri che vanno al di là delle convenzioni. L'ho sempre fatto, registro dopo che questo lavoro lo faccio da tanti anni, che oggi è più difficile. Ecco, quindi mi do una spiegazione. Perché oggi è più difficile? Perché questo. Non so chi diceva che questo è un momento in cui la lotta di classe la fanno quelli dall'altra parte, insomma, e basta. Ecco, allora se partiamo da questo presupposto, è ovvio che si restringono gli spazi per tutto quello che non rientra dentro gli schemi dei valori dominanti, il mercato, il profitto, il guadagno, eccetera, eccetera. Questa è una ricaduta anche in qualsiasi forma di espressione culturale, artistica, eccetera, eccetera. Quindi, o vai in quella direzione, o se no sei forzatamente costretto ai margini. Questo è un film che Demetrio ha fortemente voluto, per esempio, e ha fortemente sofferto anche, posso dire, ed è un lavoro è un impegno importante.
in termini di tempo, in termini di energie, eccetera, eccetera. Dire che l'abbiamo prodotto noi non è completamente giusto, perché l'apporto che è venuto dal fatto che per tutto questo lavoro hanno guadagnato pochissimi soldi, Demetrio, Benedetto e in genere tutte le persone che ci hanno lavorato, ecco, questo lo dovremmo scrivere, lo dovremmo dire. Questa è una cosa che succede sempre più spesso. Succede sempre più spesso che se vuoi fare una cosa ti devi graffiare le mani, sbucciare le ginocchia, perché sennò non ce la fai. È una cosa che vuoi tu. Qualcheduno teorizza anche, ne parlavo prima con Andrea, che c'è il rischio che si arrivi a forme di autosfruttamento. Ecco, mi sembra un po' forzata detta così, mi sembra un po' forzata, perché continuo a pensare che film di questo genere, lavori di questo genere e l'impegno che uno assume in tantissime cose che non hanno, come dire, quel riconoscimento che il nostro mondo attribuisce alle cose di valore, cioè il denaro, è comunque necessario, perché se non ci fosse sarebbe veramente un disastro. E questo pensierino lo dedico ad Emilio Sidoti, che è stato veramente coraggioso. Avete domande dal pubblico? Vado avanti io. Ovviamente questa è una domanda che va a entrambi. Innanzitutto, dove si trova il materiale girato nella classe e quanto è stato facile o difficile ricostruire, cioè andare a caccia degli allievi in qualche modo, perché ne avete recuperati molti, insomma, e anche di generazioni diverse un pochino. I materiali sono di Sidoti, di Emilio, perché la scuola in realtà come istituzione, diciamo dal secondo, terzo film, quindi credo dalla Resistenza, ha smesso di finanziare i suoi progetti. Quindi poi i progetti, stiamo parlando di autosfruttamento, in qualche modo sono stati sostenuti da Emilio e da persone, ma tra i quali artisti famosi, Wilfredo Lahn, molti artisti che lavoravano ad Albissola. Essenzialmente cosa è successo? Che Albissola all'epoca era, e ancora oggi, è un centro della ceramica d'arte. Così molti artisti, diciamo, famosi, eccetera, vanno lì a lavorare la ceramica. Quando questi artisti, e l'epoca era quella che era, 73-74, hanno saputo di questo maestro, di quello che faceva, hanno fatto una mostra a mercato dove hanno venduto, ma nel senso tirando su una cifra, 3-4 milioni, perché erano, cioè, c'era tutto il gruppo Cobra, cioè c'erano artisti di rilievo internazionale. Con quei soldi lì Emilio poi ha realizzato i film successivi. Per gli alunni è stato abbastanza semplice, cioè, a parte quelli che questi sono, diciamo, non hanno voluto partecipare, e sono state soprattutto donne. Infatti una cosa che è un po' dispiaciuta, che manca un po' quella parte lì, diciamo sono tutti alunni che sono rimasti molto legati a Emilio, sia per l'insegnamento, ma penso molto di più per l'esperienza, cioè per il sogno. Essenzialmente tutti i bambini, io me lo ricordo, ma penso forse a quell'epoca, forse ancora di più, non lo so, in generale quando tu sei preso nei tuoi sogni, nelle tue suggestioni, cioè i genitori e i maestri ti dicono svegliati, che mangia, fai i compiti. Non, come dire, non entrano nella dinamica del tuo pensiero, non entrano nelle tue suggestioni. E questo è un uomo che l'ha fatto, quindi i sogni, le loro suggestioni, il fatto di interpretare Spartaco, il fatto di vestirsi, i costumi, lui è riuscito, in fondo, quando si dice la cinema un sogno, la macchina cinema, la macchina onirica, beh, qua nel senso ci siamo a pieno, secondo me. Si vede anche poi da quello che hanno tirato fuori i bambini, nel senso che sono pulsioni, come dire, di solito cose che vengono represse, non vengono,
cioè quando il bambino ha un atteggiamento, comunque entra in quell'area della sessualità, della morte, della violenza in generale, se proprio non lo si reprime, si cerca, come dire, di fare un po' finta di niente, no? E invece lui, come dire, li ha ascoltati e in più, rischiando, mettendosi in una posizione di rischio, ha portato fuori questi contenuti. E secondo me in questo è stato veramente un insegnante, perché il mestiere di insegnante, il mestiere pedagogico, ma in generale quello che è un po' fare l'umanità, è sempre un rischio, perché, come dire, anche attenersi al programma, attenersi nella maniera più oggettiva al programma, beh certo, se lo stai facendo nella Germania nazista del 36, anche se stai attenendo al programma, sei visto per come è andata a finire, nel senso che devi, c'è sempre un rischio, c'è sempre, non è mai oggettivo, non è mai fuori, come dire, fuori dalle parti l'insegnamento, comunque tu stai sempre dando, stai sempre formando, è un'azione invece maieutica rispetto a una persona. Maieutica giusto, spolverato. Però ti sei posto la domanda del perché manca la rappresentazione, cioè perché le ragazze si siano rifiutate di, ragazze, donne, si siano rifiutate di partecipare? Ma, sì, allora, i film delle bambine, cioè quelli realizzati dalle bambine, sono stati realizzati nel 76, 77, 78. Emilio era, che poi bisognerebbe anche parlare di Emilio, vabbè, è un po' lunga, comunque diciamo da è sempre stato un po' un eretico in tutto, cioè in tutto quello che ha sposato è sempre stato comunque uno fuori dalle righe, dal comunismo, non è mai stato molto ortodosso. A quel punto, anche se era un uomo di più di 40-50 anni, negli anni 76-77 era stato diciamo ad Albisola, pure in provincia, eccetera eccetera, era stato affascinato da tutto quello che erano le movimento del 77, del femminismo, e quindi mi sembra come quando a un certo punto Ferreri dice voglio mettere al centro la donna, si separa dal suo storico sceneggiatore Azcona, uguale Sidoti dice voglio mettere al centro le bambine, e probabilmente con dei contenuti, come abbiamo visto nel film delle bambine, dove c'è la bambina che gioca col trenino, effettivamente delicati, legati alla sessualità, legati al corpo. E molte di queste donne, rivedendo diciamo questi film, non ha voluto, cioè è proprio come, quasi come se fosse caduta dal pero, cioè non si ricordava neanche il film, non si ricordava qual era il contenuto del film, e quando ha rivisto il film ha provato un senso di, cioè, ha represso quasi questo passato, cioè ha cercato proprio di non, e in generale è sempre andata così, infatti la persona che interpreta la bambina non è la bambina stessa, perché è una cosa che ci siamo posti, nel senso è un film dove parlano solo uomini ed effettivamente non c'è una donna che parla, non per fare la par condicio, cioè, quote rosa, però voglio dire, uno vorrebbe sentire anche quel punto di vista, non c'è stato nessuna che ha voluto raccontare quel punto di vista, e anche quella parte di film viene interpretata da una persona che non ha fatto parte di quella storia, quindi tra virgolette un'attrice. Ma perché sicuramente anche la storia del tranviere, cioè che sembra come regredito nell'età adulta, cioè si ha l'impressione che l'esperienza pedagogica sia stata un propellente straordinario negli anni in cui l'hanno vissuta questi bambini, e che poi però nella vita adulta ognuno si sia sviluppato secondo, insomma, la propria... Lo sostengo.
Sì, no, no, ma hai ragione, nel senso io credo che adesso io non so se parlare di fallimento, no. Forse sono parole anche, però effettivamente ma io non credo che sia un fallimento, credo che sia una roba connaturata alla natura, cioè alla natura umana, che fino a una certa età siamo delle, posso dire bombe o siamo assolutamente siamo più liberi siamo, e quando si, anche quando si leggono altre esperienze di antipedagogia, Mario Lodi eccetera, degli stessi anni, ti accorgi che i bambini, o quando rivedi Silvano Agosti, cioè ti accorgi che i bambini sono delle cose incredibili. Vai a rivedere il bambino famosissimo di Silvano Agosti oggi ed è uno che è bollito, insomma, della bassa mantovana, cioè è come se veramente in qualche modo poi quando si esce dalla culla di un'esperienza pedagogica del genere diventassimo delle creature in balia di una possibile regressione, alcuni la recepiscono di più e alcuni invece riescono a sopravvivere, diciamo, più liberi, non so. Sì, io credo, cioè, nel senso, prima di tutto di Sidoti ce ne sono pochi, nel senso, quei ragazzi hanno fatto le elementari e poi sono andati magari alle medie, dalle Orsoline, e poi li sai, altro che filmetti, cioè, forse è una cosa altro. E in più c'è anche da dire una cosa di Sidoti, non è mai stato un... però non è mai stato un ideologo, cioè non è mai stato uno, come dire, uno ti devo convincere della mia idea, tu devi essere così. È sempre stato in fondo un libertario, cioè uno che non... In fondo questo è un cinema anti-autoritario e proprio nella sua nel suo essere anti-autoritario, anti-autoritario fino in fondo. Quindi poi lui, nel senso, essenzialmente questi film molte volte hanno al centro i ragazzi che studiavano di meno, i ragazzi con più problemi, i ragazzi che non ce la facevano, che erano stati bocciati 2-3 volte. E quindi era un modo di coinvolgerli, è l'inclusione, è come dire, in fondo è il lupo, no? Il lupo è quello che viene tenuto fuori dalle mura, il brigante, l'assassino, quello che non sta alle regole. E Sidoti, in fondo, il suo lavoro pedagogico era quello di portare la classe dal lupo, e non addomesticare il lupo, ma di portare tutti fuori a girare i film, portarli nei prati e coinvolgere i genitori. Cioè, non è stato, come dire, Emilio in quegli anni non aveva 20 anni, cioè aveva 40, cioè nel 68, cioè un uomo del 20, 28, 29, cioè non so che cosa, del 30, comunque, nel senso, nel 68 aveva la sua età ed era un uomo del sud, era il figlio di un carabiniere, cioè non era un hippie, come dire, e quindi... cioè queste cose poi le faceva anche insieme a tutti i genitori, anche in qualche modo scivolando, cioè non era uno che si opponeva, si faceva le risse eccetera, però riusciva a coinvolgere, è una persona che ha un grande potere di coinvolgere, quindi ci andava anche il figlio di quello che votava DC, di quello, non so se fosse quello che votava MSI, non lo so, però comunque Albissola non era Stalingrado, cioè come la Liguria, cioè un po' la Liguria della Riviera, cioè un paese con, come dire, l'oratorio, la chiesa, pochi estremismi, la gente abbastanza concreta e pratica, ecco, non era, come dire, e però lui è riuscito a fare tutto questo, sicuramente una persona che è stata chiacchierata, però è riuscita a portare avanti anche all'interno un po' delle istituzioni, un po' mezzo, tutta questa esperienza, senza mai una rottura vera, senza mai una... Secondo me è una qualità, secondo me, preziosa, che era questa capacità di relazione, che è... non vuole sapere. Ecco, capacità di relazione è, secondo me, una
che vuol dire capacità di ascolto, non so, capacità proprio di cogliere gli elementi che appartengono all'altro e interagire con questa alterità, diciamo così. Ecco, secondo me, dai suoi film, dalle immagini che si vedono in cui c'è anche lui, da com'è probabilmente, ecco, questa cosa qui si coglie. Ed è una forza straordinaria, ed è una forza straordinaria attraverso il tempo. Diceva di Sidoti, sarebbe difficile immaginarlo oggi, però chi lo sa che magari da qualche parte, in qualche posto sconosciuto, non ci sia qualche pazzo che sta facendo degli esperimenti, che sono degli esperimenti preziosissimi, di cui non sappiamo nulla. Ma che riscopriremo tra 40 anni. Ma che forse riscopriremo. Che gesti mi fai allora? Alleluia. E ora? Niente, ringrazio Demetrio, ringrazio Gianfilippo Pedote, ringrazio voi che siete rimasti ad ascoltarci. Ci sarebbero tante altre questioni sollevate da questo film. È un film da vedere e rivedere, perché davvero è un po' come entrare nei sogni delle persone che sono state bambine 50 anni fa e che oggi sono degli adulti e girano in mezzo a noi, e quindi un bel viaggio, e anche perché la società è cambiata tantissimo. Grazie mille, ci vediamo tra mezz'ora per chi vuole esserci per la programmazione vista da vicino. Grazie ancora. Grazie mille.